Oggi andiamo a vedere il capitolo numero 31 che si intitola Protettori della griglia. Andiamo a conoscere i contenuti di questa seduta con Joanne. Questa seduta con Joanne non ha nulla a che fare con gli Iti, e cioè gli extraterrestri o gli esseri di luce, ma è così importante che ho voluto includerla in questo libro. Ma dove metterla? Visto che si differenzia completamente dagli altri volontari che ho descritto finora, perché introduce un altro gruppo venuto sulla Terra con un obiettivo veramente speciale, mi sento che altre persone si identificheranno con questo gruppo anche se sono in numero inferiore. Probabilmente ci sono molti altri gruppi di esseri speciali che non ho ancora incontrato. Una delle domande di Joanne aveva a che fare con la sua ossessione per i cristalli. Questo interesse era così profondo che aveva aperto un negozio di cristalli e voleva sapere da dove provenisse questo interesse. Joanne si trova in una zona desertica, sabbia, niente vegetazione. Poteva vedere un'enorme piramide e molte persone vestite in semplici tuniche che si occupavano del loro lavoro con carri e buoi. Poi notò un uomo con la barba vestito diversamente. Ha un caftano verde e sui capelli neri sono coperti da una sciarpa bianca. Quando iniziò a osservare se stessa, notò che anche lei era vestita diversamente. Una veste di seta rossa, soffice e ondeggiante. Era una giovane donna, non ancora trentenne, dai capelli neri e la pelle scura. Notò anche di indossare molti gioielli dorati, anelli, braccialetti, collane e ornamenti. Le piaceva il contatto con loro. Vide un uomo che iniziò ad avvicinarsi a lei. Mentre iniziò ad avvicinarsi, lei divenne emotiva e iniziò a piangere, in parte perché lo aveva già visto in passato. Mi manca moltissimo questo posto. Domanda: pensi di vivere da quelle parti? Sì, direi il palazzo è sulla sinistra in lontananza e ci sono molti scalini, larghi, ampi, molto ampi. Sono gli scalini che portano ad un'entrata con le colonne. Penso di essere nata lì. Tutto è fatto di pietra ed è fresco, curato, confortevole per me, spazioso. Sembra che ci siano donne dedicate alla cura dei miei bisogni e a quella dei bambini. E Dolores dice, le chiesi se c'era qualcosa in particolare che facesse durante la maggior parte del tempo, ma lei divenne emotiva ancora una volta. Ho la sensazione di essere nei tempi della guarigione. Perché ti viene da piangere? Oh, perché mi dispiace per tutto ciò che è andato perso. Pensi sia tutto perso? Ma adesso puoi vederlo ed è tutto lì. Dov'è il tempio della guarigione? Si trova a palazzo? Sì, ci sono piramidi di diversi colori. Sono molto vicine al palazzo. Sono piramidi di luce ed io passo il mio tempo lì. Sono di diversi colori? Sì, diverse frequenze della luce. Come colorano la piramide? Sono curiosa, cosa intendi per colore? Si possono creare delle frequenze utilizzando i cristalli per generare altre frequenze di luce. E facciamo questo. Questo fa cambiare il colore della piramide? Sì, dipende da cosa abbiamo bisogno in ogni momento. Si può variare la rifrazione con i cristalli per generare diverse frequenze curative. Lo facciamo attraverso le nostre intenzioni. Qui farei un piccolo appunto per farvi capire quanto sono importanti le intenzioni che abbiamo. Ogni intenzione che abbiamo è un desiderio realizzato. Dovete entrare nella piramide o lo fate da fuori? Lo facciamo da fuori. Difficile da spiegare perché facciamo entrambi in realtà. Sei dentro la piramide, ma sei fuori dalle piramidi colorate, prodotte dalle frequenze. Sto cercando di capire.
Queste piramidi colorate sono separate dalla piramide più grande? Le piramidi colorate sono eteriche, sono energie eteriche generate attraverso la manipolazione dei cristalli. Io sono nell'angolo in basso a destra della piramide, su una piattaforma spaziosa. Mi sento come se fossi ai controlli, quasi come ci si immagina i controlli di un aeroplano o una nave o controlli elettronici. Qualcosa di fisico, meccanico? Un po', ma è diverso, non è meccanico in quel senso. Ha più a che fare col metterci le mani sopra e generare intenzioni da quel tipo di livello, comunicando con i cristalli per generare le frequenze eteriche che manifestano la piramide eterica. Dove sono i cristalli? Anche alcuni dei cristalli sono eterici, tuttavia il pavimento di questo spazio è un cristallo. L'intera stanza è un cristallo in un cristallo. I controlli sono in basso a destra, in quest'angolo. Un enorme pavimento che è un cristallo. Su questo enorme liscio pavimento generiamo le piramidi eteriche di cristallo. L'intera stanza è cristallo. È un luogo sacro? Sì. Chi vi ha insegnato come farlo? Io sono nata per farlo, l'ho sempre saputo. Non ho avuto bisogno di un'educazione. Dopo aver generato le piramidi eteriche colorate ed aver stabilito la vostra intenzione, cosa ne fate? Si può curare, creare o crescere qualsiasi cosa. Si possono usare per guarire qualsiasi cosa, un pianeta o una forma di pensiero. A quel punto utilizzate le intenzioni? Sì, si possono usare per creare qualsiasi cosa. Possiamo produrre cibi e migliorare i raccolti. Come le utilizzate per dirigere queste attività? Sembra che tutto abbia luogo al loro interno. Adesso sto osservando la piramide verde dove si può produrre il cibo. Se stessimo parlando della vita sulla Terra, sintonizzerei i cristalli con la Terra per attivare la frequenza verde della crescita. Energicamente, li stabilizzerei nelle zone eteriche dove ci sono giardini o molta flora. Di che colore sono le altre piramidi eteriche? Vedo che si potrebbero guarire gli oceani con il raggio blu. Quando ci siamo avvicinati ero molto consapevole della piramide gialla e quella blu. Ma poi quando parlavamo delle piante, quella verde divenne evidente. Per cosa usate la piramide gialla? Per fare l'oro. E iniziò a piangere. Perché questo ti fa sentire emotiva? Non so, forse perché è nel profondo dentro di me. È molto profondo. La sofferenza proviene da ciò che è andato perso. Passi molto tempo aiutando la gente, non è vero? Sì, ma la gente che ho visto è molto semplice. È quasi come se fossimo una specie diversa che vive in questo luogo. Gli altri sono così semplici. Noi gestiamo l'eterico e la manifestazione. È come se fossimo gli dei creatori. Non sarebbero in grado di comprendere ciò che fate? No? No, non ne sarebbero in grado. La tua famiglia era come gli dei creatori? Sì. Allora cosa state facendo in mezzo a questa gente semplice? Hai mai sentito la storia delle vostre origini e di come siete finiti qui? Sì, ne ho una mezza idea, simile alle storie che si sentono sugli Anunnaki che provenivano da un altro luogo per utilizzare le energie della terra, per lavorare e creare, e per aiutare la gente. Sai, vorrei dirti di sì, ma non mi sembra che abbia nulla a che fare con quella gente semplice, quanto piuttosto che stiamo aiutando gli creatori. Qual è il lavoro dei creatori? Lavorare sul DNA del pianeta.
Si tratta di questo. L'intero pianeta? Sì, sì. E qui Dolores ci dice che in altri casi avevo sentito parlare del lavoro sul DNA del corpo umano perché attualmente sta cambiando. Non avevo mai pensato al DNA di un pianeta. Ho la sensazione che non siamo di qui. Ho sempre vissuto qui, devo essere nata qui, ma mio padre non proviene da qui. Mi chiedo cosa ne sia stato di mia madre. Non so cosa ne sia di lei. Lei è come me. Ti piace il lavoro che stai facendo con i cristalli creando energia? E lavorare con le frequenze della luce e con le frequenze dell'energia è importante manifestare e creare. Si tratta di creare le griglie e generare la struttura delle griglie. Le griglie del pianeta, il cuore e la mente, la purezza del cuore, l'integrità della mente. E quindi Dolores dice, pensavo di aver sentito abbastanza della vita di questa misteriosa donna e il suo lavoro, così la spostai in avanti verso un giorno importante. Iniziò a piangere mentre esclamava, le griglie non ci sono più, le griglie stanno collassando, le griglie eteriche stanno collassando e questo crea molta distruzione. Queste meravigliose frequenze della luce sono perdute. Le frequenze della luce creano queste griglie, ma mentre la griglia collassa distrugge anche le piramidi di cristallo delle frequenze di luce. Percepisco un crack. Un'enorme rottura è quasi concreta, ma non è reale. Il grigiore della distruzione che inghiottisce la tecnologia e la creazione eterica. È successo qualcosa che ha causato il collasso delle griglie? Sembra che sia tutto dovuto al crack nel mantello terrestre, perché questo è ciò che percepisco. Percepisco un abisso profondo, una fessura, c'è una crepa. Cosa l'ha causato? Non saprei. Ci deve essere qualcosa fuori equilibrio che ha fatto collassare le griglie. Quindi sono tutte connesse? Sì, riesci a vedere cose fuori fase? È qualcosa causato dalla gente o da qualcos'altro? Beh, sentiamo delle storie, ma... qual è la verità? Tuttavia sento che è dovuto alla necessità di purezza di intenti. Furono le frequenze dell'avidità che causarono questo squilibrio. Non so cosa stessero facendo. Non facevano parte del mio gruppo. Perché voi avete pure intenzioni? Sì, quindi non ebbe origine nel luogo in cui tu ti trovi. No, ma ha distrutto tutto. Non mi stupisco che tu sia dispiaciuta. C'è niente che il vostro gruppo possa fare attraverso le vostre abilità mentali? Non possiamo fermarlo. Possiamo solo recuperare più tecnologie possibile. Prenderemo i cristalli e raccoglieremo il resto successivamente. Come ci riuscite? Sono nelle linee temporali. Devi solo registrare le memorie nelle linee temporali dei cristalli. Questa è la tecnologia. Inserite le memorie nei cristalli, le memorie e le frequenze. E i cristalli possono ricordare queste cose? Sì, i cristalli conoscono tutto, ma noi possiamo accedere alle informazioni che inseriamo nei cristalli. Quindi lo fate con le vostre menti. Raccogliere le informazioni e inserirle nei cristalli? Sì, con le frequenze di luce, con la mente, con l'intento, così possiamo recuperare le informazioni. I cristalli in cui le metti sono molto grandi? Direi di no, sembra essere tipici cristalli di quarzo. Qui stava parlando con se stessa dicendo registri le informazioni. Cosa abbiamo registrato? Si possono scaricare tutte le informazioni, l'utilizzo di tecnologia dei computer. Pensavo che tutta quella conoscenza, tutto fosse stato trasferito alle griglie da... deve essere stato fatto con le nostre menti, prima del collasso.
tutte le frequenze, tutte le geometrie, tutte le strutture della creazione sono state messe lì, come se fossero nel DNA del cristallo. Sembra complicato. È possibile accedervi successivamente? Sì, sì, le linee temporali sono nei cristalli. Stai parlando di un cristallo in particolare? No, non un cristallo, ce ne sono molti, molti, molti cristalli che ritengono le informazioni. In futuro, quando ne avrai accesso, dovrai trovare questi specifici cristalli? Posso accedere alle informazioni dalla maggior parte dei cristalli. Sai, è un po' come adesso, ci sono cristalli che sono come la gente comune e poi ci sono cristalli che sono come me, che hanno più conoscenza. Quindi non tutti ritengono questa conoscenza, no. Se dovessi tenere un cristallo in mano, come faresti a sapere che ritiene delle informazioni? Sono in grado di dire se ci sono, è una sensazione. Sa tutto nella frequenza che hanno e nelle linee temporali, in questa vita e in quelle future dovrò accedere alle informazioni per ristabilire le griglie. E stava ancora diventando emotiva. Sarà complicato essere in grado di ristabilire le griglie? Non complicato, si tratta piuttosto di mergere il proprio DNA con il DNA dei cristalli. Basta accedere, comprendere e risvegliare le chiavi. Dopo aver avuto accesso al cristallo, allora sei connesso. Si può attivare la griglia terrestre attraverso i cristalli perché le vene dei cristalli passano attraverso la terra. Quindi se ne tocchi uno, la chiave, le chiavi, i portali. Portali è una parola che non ha molta verità. Sono delle chiavi e trattengono frequenze energetiche e se riesci a attivare le chiavi, allora le griglie si riallineeranno e riassembleranno. Prima c'erano griglie nell'etere, questa volta ci sono griglie nella terra? Sì, devono esserci, la terra è più eterica adesso. Hai detto che sono come portali? Sì, ma chiave è una parola più adatta rispetto a portale. È come sbloccare un lucchetto. Ci sono diversi luoghi sulla terra dove le griglie sono sigillate. I cristalli hanno le informazioni come una chiave che apre il lucchetto della griglia. Non avevo mai pensato a questa parola, lucchetto della griglia. È appropriato, non è vero? Sì. Mi hai detto che alcune di queste griglie sono sigillate nella terra. Cosa ha causato che fossero sigillate? Abbiamo dovuto minimizzare l'accesso alle informazioni prima che la gente venisse troppo violenta. Abbiamo dovuto prelevare la nostra tecnologia prima che la gente iniziasse a perdere il rispetto per la vita. L'unico modo per fermarle era distruggerle. Deve essere stata una decisione molto difficile. Sì. Avevate paura che la gente le usasse nel modo sbagliato? E qui divenne ancora più emotiva. Le stanno usando nel modo sbagliato. Avrebbero potuto distruggere l'intero universo ed era molto irritata. Cosa accade? Che vi fece decidere di sigillare le griglie? Per questo ho capito che se non avessimo sigillato qui sulla Terra, avrebbero fatto collassare l'intero universo. L'intero universo? Sì. Spiegami come. Sarebbe stata una completa replica nel micro, all'interno del macrocosmo. Sarebbe stato come estrarre il perno della chiave. Sarebbe stato un collasso. Tutto sarebbe stato inghiottito nell'oblio. Perché uno era costruito sull'altro? Sì, quindi la causa erano questi individui che usavano la griglia per la ragione sbagliata e creavano uno sbilanciamento? Sì, sì. Così avete dovuto distruggere le griglie sulla terra? Bloccarle? O cosa? Abbiamo dovuto distruggerle. Vorrei dire Atlantide.
Abbiamo dovuto distruggere l'intero continente per riuscire a fermare gli abusi. Pensavo che desiderassero più potere, di conseguenza portarono la distruzione su se stessi. No, dovevano essere fermati perché altrimenti il fenomeno si sarebbe replicato attraverso tutto lo spazio e il tempo, in tutte le griglie. Abbiamo dovuto collassare la griglia terrestre per riuscire a contenere tutto qui. Avrebbero causato un effetto a domino partendo dalla Terra? Sì, la Terra sarebbe semplicemente collassata. Sì, è stato un danno minimo rispetto a ciò che sarebbe successo nel cosmo. Quindi ci sarebbe stato un riverbero all'esterno? Sì, si sarebbe replicato dal micro al macrocosmo e poi dal macro al micro. In entrambe le direzioni avrebbero distrutto ogni cosa. Quindi si è deciso di distruggere il continente invece. Sì, e lasciar cadere tutto lì. Sì, di collassare la griglia, e questo è ciò che abbiamo fatto. E iniziò a piangere disperatamente ed emotivamente. Ma dovevate farlo? Sì, sarebbe stato molto peggio altrimenti. Tuttavia, non tutto è andato perduto perché avete preservato la conoscenza nei cristalli. Sì, in quella vita sei rimasta coinvolta nella distruzione del continente? A te cosa è successo? No, noi abbiamo solo lasciato il pianeta con la nostra intenzione. Ce ne siamo andati e basta. Non avevate bisogno di un veicolo? No. Non percepisco alcun veicolo, eravamo solo una forma di coscienza. Dove siete andati dopo aver lasciato il pianeta? Siamo tornati al tutto. Non c'è nessun'altra opzione. Bene, da quella posizione tu puoi vedere ogni cosa che ha a che fare con quella vita. Da dove provenivi quando arrivaste ad Atlantide? Come hai acquisito questa grande conoscenza? Da un'altra dimensione di tempo e spazio. La Terra era stata scelta come il luogo perfetto dove andare. Originariamente, con quale intenzione siete venuti sulla Terra? Per creare guarigione, per evolvere la coscienza, per espandere luce e amore, per l'espansione della coscienza. Hai detto che la gente che c'era era proprio gente comune? Sì, lo sono. Stavate espandendo la coscienza? Sì, stavamo espandendo la coscienza del tutto. Ci stavate riuscendo finché per qualche motivo quest'altra interferenza ha cambiato le cose? Sì. Avete mai scoperto da dove provenisse quest'altra interferenza? Ci furono degli inganni interni al nostro gruppo. C'erano individui che avevano altri piani. Erano qui per potere personale e le loro esplorazioni avevano preso una piega oscura. Cosa stavano esplorando? Materia oscura. Potere e materia oscura. L'opposto della luce. Questo ha causato lo squilibrio. Stavano attingendo alla materia oscura. Cosa speravano di ottenere attingendo alla materia oscura? Qualcosa che ha a che fare con i buchi neri e il trasporto, o quasi come se volessero usare la materia oscura per creare un universo loro. Avrebbero potuto riuscirci? No, ma pensavano fosse possibile? Sì. Che non erano esseri creatori, giusto? No, stanno usando i cristalli per le loro esplorazioni. Non mi sembra che fossero cristalli, no, è l'opposto, è come se la luce espande e l'oscurità contrae. Stavano usando l'energia contraente. Scoprirono come attingerla. Operavano con qualche logica o volevano solo vedere cosa potevano fare? Volevano potere, controllo, manipolazione,
a causa della loro avidità e distorsione. Penso che la curiosità abbia ucciso il gatto, o meglio, il gatto era curioso di conoscere la morte. Ecco cos'erano. Io mi fermerei oggi qui e domani continuiamo con la seduta di Joanne e il racconto quello che successe sull'Atlantide e ciò che volevano fare. Grazie mille e a domani. Ciao a tutti. Ciao.